Con noi mister Antonio Germano al giorno di presentazione, questo grande giorno, neotecnico dello Scala, una squadra che sicuramente vi è rimasta nel cuore per averci giocato un decennio fa. Sì, ringrazio il Presidente come ho detto prima perché è un orgoglio per me essere il nuovo allenatore dello Scala Calcio perché so che è una città, è una piazza importante. Mi vengo a confrontare per la prima volta in questo campionato e da parte mia quello che posso assicurare è il massimo entusiasmo, il massimo impegno. Sono contento perché il Presidente mi ha riconfermato questi quattro ragazzi che sono eccezionali, io già li conoscevo, quindi partire da Longo, da Reda, da Gregorace e Ferraro, secondo me, metterci vicino a loro dei ragazzi che hanno voglia di dimostrare, che hanno degli stimoli diversi per far bene, io credo che ci possiamo divertire. È un campionato sicuramente difficile che presenta i nastri di partenza diverse squadre agguerrite e ambiziose come la neopromossa Rende. Che tipo di campionato possiamo assicurare, quantomeno con l'impegno ai tifosi dello Scalea? Ripeto, che ti devo dire? Assicurare nel senso, secondo me in queste categorie se è entusiasmo e comunque un po' di organizzazione, che credo che quella ci deve essere, possiamo dimostrare tante cose. Poi è normale portare dei ragazzi, dei giocatori che per la prima volta magari si affacciano al campionato d'eccellenza, daranno sempre qualcosa in più con l'aiuto loro, che comunque sono ragazzi, ripeto, seri. Io credo che comunque possiamo fare bene. È normale che è un campionato difficile. Nel mio DNA c'è sempre quello di farli divertire, però cercare sempre la vittoria, comunque. Quindi penso che i presupposti ci sono tutti. Mister, avete già tracciato un programma con il presidente Rovito. Si riparte da queste quattro conferme e quali sono adesso le priorità di mercato? Le priorità sono queste, intanto lui ha fatto bene a riconfermare queste persone qua perché diciamo che l'attaccante è quello che tutti quanti vogliono, poi uno come Fabio Longo diciamo che fa la differenza, lui si è immedesimato in questa categoria, lui faceva già la differenza interregionale, gli altri sono come lui, mettere, ripeto, dei giovani che corrono sugli esterni, poi c'è questo problema qui degli under che noi stiamo cercando di fare il possibile per portare qui a Scalea degli under validi, però è normale che è la mentalità che si crea. Io credo che secondo me per fare una grande cosa ci vuole uno spogliatoio come si deve, farli stare bene tra di loro, avere voglia di lottare e sacrificarsi uno con l'altro, quello sicuramente. Poi il presente è giovane, quindi avere un presente giovane con voglia come c'ha lui, che si inizia questo campionato da solo, con l'aiuto di quasi nessuno, noi dobbiamo far sì che la gente si entusiasma, e viene allo stadio, si diverte. E cercheremo comunque di soddisfarli in pieno. Quindi l'obiettivo per di capire è cercare il risultato attraverso il bel gioco, quindi obiettivo arrivare nei playoff e magari ben figurare anche in Coppa Italia. Sì, lui il presidente me l'ha detto all'inizio che vuole fare bene in Coppa Italia, è una cosa che ci tiene lui personalmente, però è normale che noi non buttiamo fumo negli occhi, nel senso che cerchiamo di illudere. Io dico solamente che da parte mia, per come sono, se qualcuno mi conosce nel DNA, sono uno che non molla mai. Voglio impegnarmi, voglio migliorarmi, è una situazione che mi viene capitata grazie a lui e grazie alla città di mettermi in evidenza e cercherò insieme al mio gruppo, perché secondo me la differenza la fanno loro, noi siamo il 10, il 20%, sono loro che vanno in campo, loro che fanno la differenza. È normale che per fare tutto questo bisogna avere delle regole sicuramente giuste per poter far bene, invogliarli, avere degli stimoli diversi a far bene e ripeto, attraverso il gioco, l'impegno, l'entusiasmo, facciamo sì che la gente si riavvicina a noi con entusiasmo e cercheremo di portarli fino in fondo. Con noi il presidente dello Scalea, Francesco Rovito, dunque riparte questa nuova avventura nel campionato di eccellenza calabrese con rinnovato spirito e grandi ambizioni. Sì, diciamo grande ambizione, fare una squadra competitiva e cercare di arrivare nei primi posti e cercare di dare soddisfazione soprattutto ai tifosi e alla gente di Scalea. Vogliamo dare un attimino spiegazioni circa la querela
che ha animato la fine del campionato e questo periodo iniziale d'estate. Un attimino si era pensati di dare spazio ad altri imprenditori qualora ci fossero state proposte concrete. Il termine è scaduto, Rovito pensa giustamente di dare una programmazione immediata alla squadra, di garantire insomma un futuro tranquillo e non come lo scorso campionato che si andò a fare la prima partita di Coppa Italia con gli uomini contati. Guardi, io su questo vorrei sottolineare che io essendo il titolare di questa squadra, il capo, mi sembrava anche giusto iniziare una programmazione prima che iniziasse il campionato anche per il ritiro. Anche perché, voglio dire, cioè, la società è sempre aperta a tutti. Se ci sono imprenditori, voglio dire, che vogliono entrare, possono entrare. Certamente non potevo più aspettare perché, voglio dire, mi trovavo di nuovo alla situazione dell'anno scorso e credo che una città come Scalea, che è una piazza importante, non meritava quello che è successo l'anno scorso di fare una squadra all'ultimo momento. E secondo me Scalea merita, è una piazza importante, merita una giusta programmazione e poi voglio dire c'è chi se qualcuno degli imprenditori di Scalea, che ce ne sono tanti, vogliono entrare nello Scalea Calcio, voglio dire c'è, le porte sono aperte a tutti e voglio dire c'è, io sono anche disposto, voglio dire c'è, a lasciare la presidenza per altre persone, però voglio dire è giusto che io oggi dia una programmazione allo Scalea Calcio e ai tifosi e a tutti i scaleotti che vogliono bene a questa squadra, voglio dire, cioè, che ci sia una programmazione seria e un futuro, voglio dire, roseo come mi auguro che ci sia. Si riparte da quattro senatori, Fabio Longhi in attacco che è una garanzia, Ferrari in difesa che è un mastino e poi due cerniere di centrocampo quali Pilerio Reda e Saverio Gregorace. E a questi si aggiungeranno altri valevoli elementi, qualche anticipazione, qualche obiettivo di mercato. Ma guardi, io ho voluto riconfermare questi quattro, ma non è detto che in settimana avrò anche altre trattative con i vecchi calciatori, i vecchi tesserati dello Scalea. Convenuto già questi quattro perché ci eravamo lasciati a fine campionato che se io restassi a Scalea, loro mi avevano espresso che sarebbero rimasti con me a Scalea. Questa cosa è avvenuta che sono rimasti io a Scalea, loro mi hanno dato la loro piena disponibilità di rimanere a Scalea. Certamente gli altri saranno ricontattati, pure se loro hanno intenzione di rimanere a Scalea e vedere anche i budget, i rimborsi di spese, perché quest'anno la società si deve anche adeguare ai rimborsi di spese perché non possiamo fare spese esagerate, vuol dire che cioè, anche loro saranno riconfermati e lavoreranno anche loro per lo Scalea Calcio.